Truman TV è tutta sera che si parla di questo evento, qui in questa bellissima scuderia alle porte di Milano, scuderia Marina, ma finalmente siamo col padrone di casa, Marco Rutel. Marco, sei un folle. È vero, ti do ragione, però sei... A me piacciono gli eventi belli dove c'è arte, musica, moda, spettacolo equestre, e questo è un evento così. Perché tutto questo è nel tuo DNA, l'arte è nel tuo DNA, la musica è nel tuo DNA, i cavalli, tutto ciò che è il mondo equestre è nel tuo DNA, e quindi hai voluto fare un agglomerato di tutto un po' per creare questa bellissima serata. Questa sera c'è il mio mondo, c'è tutto il mio mondo, e sono davvero contento, insomma, spero che andrà tutto bene. Perché... sta andando da Dio. Vabbè, le prospettive Delia sono delle migliori. Perfette le prospettive, bellissimo, è tutto bellissimo qua. Senti Marco, ma io ti devo porre una domanda: qual è la tua capacità di essere e di essere riuscito a far parlare la stampa di tutta la nazione, perché l'ANSA ha parlato di questo evento, giornali locali, altri giornali qui, giornalisti qui presenti questa sera, televisioni, cioè, qual è il segreto? Il segreto credo che sia sempre quello di fare cose mettendoci il cuore, e questo viene percepito, credo. E questo è un evento davvero dove da mesi ci stiamo mettendo anima, cuore, corpo, tutto. E quindi insomma meglio, no? Quindi bello, una grandissima, bella evento. Più ne parlano, meglio. E meglio è sempre. Delia, so che volevi anche tu porre qualche domanda all'amico Marco. Se me le concede le risposte, può piacere. Io so che è stata un po' un'organizzazione un po' turbolenta, perché si doveva fare un po' di tempo fa e adesso è stato rimandato, però l'importante è che adesso siamo qui, la location è stupenda, ma questo già lo sai, l'organizzazione è pazzesca, quindi io semplicemente ti auguro il meglio per questa serata. Grazie mille Delia. Voi di Video Fashion mi avete seguito, insomma, nella realizzazione, no? Siete sempre stati con me, e quindi finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo sfidato le intemperie, abbiamo sfidato pioggia, grandine, neve, tutto, e siamo qua. E quindi grazie anche a voi. Grazie a te, grazie davvero. Io sono curioso di sentirlo cantare, perché spoileriamo. Canterò. Dopo, spoileriamo, possiamo spoilerare. Che possiamo dirlo, è bravissimo a cantare, se me lo concedi. Duetterà con Davide Carone e con tanti artisti. Ma era da 2 anni che non cantavo in pubblico, live. E fra le altre cose, questa è una cosa che non ho ancora detto, ma fra le altre cose io ho pubblicato la mia prima canzone, che fu trasmessa tantissimo dalle radio, nel 2014. Oggi siamo nel 2024 ed è giusti 10 anni, e quindi possiamo dire che questa sera festeggiamo anche i miei primi 10 anni di carriera. Che bello! E noi bellissimo. Grazie di cuore. C'è di tutto, spettacoli questi, moda, danza. Una serata ricca di eventi e bellissima. Di tutto un po' con Marco Rutelli. Grazie. Marco Rutelli dalla scuderia Marina di Ozzero. Grazie a tutti, grazie a voi. Grazie. Vuole un applauso, fatemi sentire qua Ozzero. Scusate. Una bella serata così. Ti sto toccando. No, grazie. Gianni Bella, buonasera. Allora, una bella serata. E un applauso anche a Nico Belloni, che sta ti stai divertendo, tante le sorprese che avete visto fino adesso, ma continuerà ancora uno show pazzesco. Ma adesso dobbiamo chiamare il Deus ex machina di questa scuderia, cioè chi? Fammi pensare, allora potrebbe lui no, scomodare lui no. Un po' troppo il Santo Padre no ho capito Mattarella. No. Se, però inizia con la M sempre con la M. Ecco, infatti mi veniva un po' storta M-M, questa. È come la sigla di questa scuderia Marina bellissima, che vi invito poi a venire a visitare prossimamente. Allora, eccolo, è proprio lui, togliamolo con un grande applauso, perché come ha detto il mio collega Nico Belloni, grazie a lui che si è realizzato tutto questo, e lui l'ha voluto veramente con tanta forza e tanta energia, nonostante tutto. Marco Rutelli! Marco!
Marco, non mi impallare già. Ma sono contentissimo. Ma questa giacca questa è meravigliosa. Grazie, è di Shelby. Giustamente dobbiamo ringraziare Shelby, che ti veste. Ha fatto davvero un abito bellissimo. Fantastico, davvero fantastico. Io domani sera dovrò presentare il galà della Mostra Nazionale del Cavallo. Cioè, me l'affitti per favore, perché ma è proprio bella. Anche la tua, Jacques, ovviamente. Grazie, molto gentile, ma dobbiamo dire una cosa di questo ragazzo. Oltre ad avere un cuore grande, molto generoso, lui ha tutto successi con i suoi dischi. È arrivato a Radio Italia, Battiti Live, scrive delle canzoni meravigliose. Stasera poi ce ne regalerà qualcuna insieme anche a... Cioè, io sono qua per questo, guest. Continueranno gli ospiti. Io adesso vi lascio il palcoscenico e buona continuazione di serata. Grazie a tutti di essere stati qua con noi. Fermi. Io voglio fare un ringraziamento grande a Jacques, che è un organizzatore di questa serata, che è da mesi che ci stiamo adesso lavorando assieme a tanti altri, assieme a Renata Ercoli, a Fabio Scarpati, a Umberto Piva. Insomma, grazie Jacques, grazie di cuore. Grazie a tutti. Jacques, le lacrime. Tieni, si fa commuovere come al solito. Allora, ma sei emozionato? E come no, scherzo. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Ce l'abbiamo fatta. Sei offeso quando ti ho detto che eri troppo al telefono, che mi hai fatto litigare con mia moglie? Mica ti sei... È la verità, potete controllare sui tabulati telefonici. È vero. Però insomma questa è la dimostrazione che forse neanche valsa la pena fare tutte quelle cose. Direi proprio di sì. Io ho visto tanti amici, tanti storici, amici. Tanti guarda, giovani. Guarda, quello che stavo pensando era proprio questo. Cioè che la parola d'ordine, la parola principale di questa, serata è l'amicizia. Perché, ho chiamato tanti amici e gli ho detto venite, faccio questa serata, venite. Tutti mi hanno risposto di sì. E quindi è, credo che sia la serata dell'amicizia. 24. Significa che sono 10 anni di carriera, possiamo dire. Possiamo dirlo, non lo so. Posso dirti una cosa più bella della carriera? Di divertimento. Di divertimento, sono perfettamente d'accordo. Allora, sai cosa faccio ora? Tolgo la mia brutta presenza e ti lascio solo. Anzi, sì. Un brano dei grandi Pooh, Uomini Soli. Aspetta Nico, perché non fuori programma, strano, con Rotelli non succedono mai fuori programma. Aspetta, dobbiamo raccontare. Renata, la colpa è la tua che mi hai coinvolto. Perché voglio fare questo pezzo? Perché ci sei particolarmente legato, sì, credo. Sono particolarmente legato perché in questa serata volevo ricordare anche un mio carissimo amico che è scomparso qualche mese fa, era un grande amante dei cavalli, e alla festa, al galà dello scorso anno era qui con noi siamo cresciuti assieme, insomma avevamo la stessa età e quest'anno non c'è più, ma sono sicuro che c'è ancora. E perché voglio cantare questa canzone? Perché quando avevamo fatto una festa qui fra di noi, insomma amici l'estate scorsa, io e lui avevamo cantato questa canzone e quindi volevo riproporla questa sera. Marco Rotelli. Gli incontri dove la gente viaggia e va a telefonare, col dopo barba che sa di pioggia, la 24 ore perduti nel Corriere della Sera, nel vai e vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera, a volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tagli, perché ha paura del sesso per la smania di successo, per scrivere il romanzo che hai dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero, dio delle città dell'immensità,
se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi, vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violentarci più con nevrosi e gelosie, perché questa vita stende e chi è steso dorme o muore, oppure fa l'amore. Marco Rotelli, grazie di cuore. Questo lo dovevi. È un momento particolare, un momento forte. La prima canzone che era uscita nel 2014. Domani io ti penso e ti cerco domani. La mia vita ha un senso domani. Non pensare che tutto l'amore fa male, ma è vero, è solo domani. Io ti penso e ti cerco domani, già lo so tu tornerai nei miei pensieri, e la notte è più buia e più scura se adesso e per sempre non ci sei tu. E subito dopo è venuta questa. Parlami, dimmi tu, difenderti, no, non avere paura e cercami fra mille anni, cercami e se potrò risponderti, capirai che ti ho amata più di me. Ancora è arrivata questa, scritta col mio amico Simone, che è qua in giro. E sei già via, un altro giorno se ne va, tra due minuti pioverà, che il buono freddo è una bugia, e questa stupida poesia ti farà sorridere, e se non provo a fermarti è perché meriti qualcuno che sia mille volte me. Se la conosciuta. Ti ricordi quando ci prendevamo mano nella mano? Era così bello che già volavo. Rivivo ancora quei momenti come se tu fossi qui, anche se a volte penso che è andata bene.
Amore, amore, ma che cos'è l'amore? Forse l'ho capito da quando ti ho incontrata. Fermeremo il tempo nella magia di questo momento, come se fosse l'ultimo attimo da vivere insieme a te. Fermeremo il tempo nella magia di questo momento per gridare al mondo l'immenso di una vita insieme, insieme a te. L'immenso di una vita insieme a te. Signore e signori, dopo, anzi amici, Marco Natale! Grazie, dopo due anni c'ho le mani che mi fanno male. C'ho le mani, mi sembravi molto toscano. Sì? Posso farti i complimenti per la scarpa Cavalieri 1970? Cavalieri, Cavalieri, un ringraziamento grande che ci hanno fatto delle che ci scarpe vestono. Bellissime. Perché non lo sapessi, uno dei migliori brand per l'equitazione. E a noi ci hanno fatto qualcosa di diverso. Nico, io vado. Dove vai? Ci vediamo dopo perché verrò a romperti le scatole. Oh, grazie Pier Davide. Allora, senti Pier Davide. C'è stato uno dei momenti più importanti della tua vita. No, della vita di Valè. Cioè, te li meriti. Okay. Intanto è mezzo sardo come me. Va bene? Oh, e allora? Ha vinto, ma soprattutto ha vinto grazie alla tua poesia, grazie alle tue note messe insieme. E allora, 60° Festival di Sanremo, un brano, il migliore che ha vinto. Scritto da Pier Davide Carone. Pier Davide! Volte che mi dici basta e basta più non è, non corrisponde il flusso delle tue parole al battito del cuore per tutte le volte che mi chiedi scusa e scusa più non è, ma trovi sempre il modo di farmi sembrare il simbolo del male. Forse non è, ma il dubbio basta a farmi ritrovare quella voglia di gridare. Ma poi c'è una volta, scatta qualcosa fuori e dentro noi, e tutto il resto è piccolo come uno spillo impercettibile, come se un giorno freddi in pieno inverno nudi non avessimo mai tanto freddo, perché noi coperti sotto il mare a far l'amore in tutti i modi, in tutti i luoghi, in tutti i laghi, in tutto il mondo, l'universo che ci insegue, ma noi siamo irraggiungibili.
noi siamo raggiungibili. Marco Rotelli, Pier Davide Canone, grazie. Lui è andato, è andato a Sanremo in gara con Lucio Dalla. Lucio Dalla l'ha portato a Sanremo in gara. Cioè, stiamo un applauso lo facciamo a Lucio Dalla. Assolutamente. A proposito di persone che sono volate, insomma, a far ridere o cantare qualcuno. Assolutamente sì. Quindi, insomma, volevo dirlo, sempre per ribadire il concetto dei cantautori, a cui io sono molto legato, che oggi sembra, ripeto, che si sia un po' persa questa moda. Che, insomma, esce tutto oggi, no? Esce tutto, eccetera, eccetera. Noi siamo cantautori, tu sei cantautore, e andiamo avanti così, che andiamo avanti bene. Ma stavo pensando di fare un disco tratto proprio. Ah sì, sì. Con la capra, mi raccomando, con la capra, perché va di moda. Tunata, autonato, tunata. Allora, bravo Andrea. Scusami, scusate. Devo fare questa cosa. Cosa dobbiamo fare? Vieni qua un attimo, che sei in anticipo, ma va bene uguale. Vieni un attimo solo, vieni con me. Fate un applauso, è due ore che è così, è ghiacciata. Fatevi un applauso a tutte queste ragazze magnifiche che fra poco consegneranno uno dei cadeau. Aspetta un attimo, l'essenza di Edda, un'altra eccellenza italiana per i nostri ospiti. Un attimo qua, vicino alla chitarra. Allora, sì. Dicevo, mi piaceva questo spot per l'essenza di Edda, perché tanti amici, tanti collaboratori di questa serata. Umberto Piva che sta combinando, che non lo so, vedo stasera. Umberto Piva mi è sparito. Eccolo là, dopo lo facciamo dopo salire. Lo voglio dopo fare. Lo facciamo salire. Allora, io so che avete questo amico, per te, sono serio, è Gigi. Per te è Gigi, che non è quello della cremeria, ma è Gigi D'Alessio, un amico veramente fraterno. Per Andrea è stato il suo coach, un maestro, un insegnante in una giovane ma importante carriera. Ne fate una cosa insieme. Cos'è che possiamo fare? Cosa facciamo? Aspetta, vediamo che cosa possiamo fare. Improvvisiamo qualcosina. Vediamo cosa possiamo fare di Gigi. Chiamate Gigi, facciamogli sentire adesso quello che stiamo facendo. Allora, lo posso chiamare telefonicamente? Sì, certo. Così lo facciamo piangere, dai. Senti, aspetta che io qua la playlist... Sì. Dedicate.